Ragazzi, bentornati su Techmania con Emilio Primavera. Allora, oggi siamo nuovamente all'aperto per parlarvi nuovamente delle cuffiette Ludos. Questa volta però un altro modello, non più le Ultra ma le Clamor. Perché? Perché moltissimi mi hanno chiesto dopo il video la differenza tra l'uno e l'altro, anche perché il prezzo è praticamente lo stesso. Quindi oggi andremo a vedere le differenze principali. Ci sono, non sono tante, però ci sono. E ovviamente vi regalo anche questa volta dei codici per riscattarle gratuitamente su Amazon. Quindi fate attenzione, perché durante questo video rilascerò 4 codici che appariranno qua e là e dovrete prendere in modo veloce, perché sono, come vi ricordo sempre, codici unici. Quindi il primo che arriva se lo becca. Ma non finisce qui, perché altri 4 codici verranno rilasciati sui profili social. Quindi sul mio profilo Instagram, nelle storie e sul canale Telegram. E mi raccomando, seguite sempre il canale Telegram. Se non siete iscritti, iscrivetevi, vi lascio il link in descrizione, perché lì condivido sempre le migliori offerte, anche quelle lampo. Proprio in questi giorni c'è stata un'offerta delle cuffie True Wireless di Honor a 4 euro, ragazzi, un codice sconto che vi permetterà di acquistarle a 4 euro. Sono andate a ruba velocissimamente, sono finite, e chi aveva le notifiche attive, alcuni di loro sono riusciti ad acquistarle. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate sempre le notifiche. Detto questo, possiamo iniziare. Sigla! Allora ragazzi, prima di mostrarvi tutte le varie colorazioni delle Ludos Clamor, vi mostro intanto le differenze essenziali tra le Ultra, quelle che abbiamo recensito nel video scorso. Se non l'avete visto, vi lascio il link in descrizione per recuperarlo. Quindi andiamo a vedere le differenze principali tra le due. Alla mia sinistra abbiamo le Clamor e alla mia destra le Ultra. Come già potete notare da questa prima inquadratura, la prima differenza è quella che le Ultra hanno i magneti, quindi si possono agganciare quando non le usiamo, mentre le Clamor no. Quindi questo è un punto a sfavore delle Clamor. Però le Clamor, a differenza delle Ultra, hanno praticamente il microfono molto più in alto rispetto alle Ultra, quindi a livello di chiamate, quando andremo a effettuare una chiamata, il microfono sarà sicuramente più efficace nelle Clamor rispetto a quelle delle Ultra. Quindi questo è un vantaggio invece per quanto riguarda le Clamor. L'altra piccola differenza sta nell'audio. Ho notato un piccole differenze a livello proprio sonoro. Le Ultra hanno dei bassi più profondi, quindi se siete amanti dei bassi sicuramente dovrete spostarvi più sulle Ultra, mentre le Clamor sono leggermente più equilibrate a livello generale di audio. Entrambe suonano magnificamente, ragazzi, sono, lo ripeto, queste cuffie mi hanno impressionato per qualità audio. Sono ovviamente cuffie con cavo, quindi con jack cuffie. Potete utilizzarle ovviamente negli smartphone che hanno ancora il jack delle cuffie o con degli adattatori. Io ad esempio li utilizzo spesso nelle console tra PlayStation, Switch e altri apparecchi che ancora hanno appunto l'attacco, come ad esempio anche il mio Mac. Detto questo però, andiamo a vedere tutte le colorazioni di questo modello, delle Clamor. Ok, adesso andiamo a vedere più da vicino tutte le varie colorazioni praticamente delle Clamor. Lo facciamo in modo molto veloce, ragazzi. Se volete approfondire vi rimando anche al link del precedente video delle Ultra. Quindi iniziamo, leviamo intanto le arancioni che le abbiamo già viste. Iniziamo da queste. Un'altra piccola appunto differenza che non ho detto sta proprio nelle colorazioni, perché per lo più le Clamor sono nere, a differenza delle Ultra per lo più sono nere con i gommini colorati in tinta col filo. In questo caso però, in alcuni casi, a dire la verità, anche altre colorazioni sono come le Ultra, quindi sono colorate. Come vedete hanno il bordo un po' più bombato rispetto le Ultra, anche perché le Ultra dovevano andare ad attaccarsi in modo magnetico e queste no, quindi le hanno fatte un po' più sinuose, diciamo, come forma.
ma sono piccoli dettagli, ragazzi. Per il resto, stesso filo ultra resistente, stesso microfono, ma messo più in alto, quindi il livello chiamata microfono sicuramente è migliore, e stesso dettaglio copri connettore, sempre ottimo. Ok, queste sono le gialle, come vi dicevo appunto, sono nere con il gommino abbinato al filo. Gommini che anche qui troviamo sia in memory form, quindi già montati, quelli più comodi di tutti assolutamente, sia quelli praticamente classici in silicone, di varie misure ovviamente. Andiamo a vedere il modello rosa, sempre tanto apprezzato dalle donne, ed eccolo qua, anche questo è tutto rosa, proprio come le Turbo, e non ci sono altri dettagli degni di nota, molto belle. Anche se ovviamente femminili, quindi no, non fanno per me. Modello viola, come vi dicevo, anche qui hanno il corpo nero e i gommini dello stesso colore del filo. Rosso, idem, questo sicuramente piacerà molto ai milanisti. Modello total black, questo sicuramente andrà per la maggiore, tutti quelli che vogliono mantenersi sul classico, ovviamente tutto nero. Questo colore, che anche la volta scorsa non sapevo descrivere, è una specie di rame, oro rame insomma, e in questo caso sono colorate con i gommini neri invece e con il filo nero, ma con i dettagli colorati. Questa è forse l'unica combinazione diversa rispetto alle altre, più particolare. Modello blu, uno dei miei preferiti, anche qui nere, gommini blu abbinati al filo. Le verdi, verde acido in realtà, molto molto bello, guardate, praticamente fluo, mi piacciono molto anche queste, abbinati gommini e filo, con dettagli in questo caso neri. E concludiamo con le bianche, le total white, anche queste sicuramente piaceranno a molti, e anche in questo caso sono veramente tutte bianche, quindi anche la colorazione del, diciamo, del corpo è bianca, o perlomeno è argentata in realtà, con gommini bianchi, attenzione, anche quelli in silicone sono bianchi, abbinati al tutto, a differenza degli altri che sono sempre neri. Molto molto bene. Ok ragazzi, anche questo video è giunto al termine, spero vi sia stato utile. Come sempre, se lo è stato, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e soprattutto attivate la campanellina. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!